Io credo che debbano anche loro trovare il coraggio che abbiamo noi attivisti a essere in piazza. Un consiglio di amministrazione importante per decidere sul futuro della maxi discarica Riceci, nel mentre all'esterno degli uffici di Marche Multiservizi si è svolta una protesta organizzata dagli attivisti. La discarica, ovviamente, i cittadini della zona di Riceci di Petriano sono rimasti all'inizio sorpresi e increduli che potesse avvenire una cosa del genere. E poi anche da Urbino il fatto che uno dei paesaggi più importanti a livello storico e naturalistico della zona potesse addirittura ospitare una discarica di 5 milioni di metri cubi. Quindi ci si è resi conto, però poi ci si è resi conto che era vero, non si stava scherzando, non era una beffa crudele, ma era proprio un progetto monumentale di una delle più invasive, tossiche e distruttive discariche mai viste nella nostra regione. Quindi i cittadini hanno cominciato a unirsi, hanno creduto che ancora che nonostante di mezzo ci siano politici, ci siano aziende fortissime, ci siano capitali enormi, il cittadino può ancora dire la sua, può ancora tentare di fare la differenza. La stampa, sicuramente alcuna stampa ha aiutato, i media sono stati vicini ai cittadini e diciamo che ora siamo a un punto dove almeno tante verità sono venute fuori. Era veramente una follia, era qualcosa di ingiusto, qualcosa di inopportuno, qualcosa di pericoloso per la salute, per l'ambiente, per tutto. Ora speriamo in un voto sensato in questo momento, anche perché stanno rischiando tanto e lo sanno anche loro, non si scherza più con i cittadini e con l'ambiente, e speriamo che si possa chiudere questa vicenda, altrimenti i cittadini crescono, sono sempre di più, diventano veramente una valanga di dissenso e sicuramente non accetteranno di vedere questa discarica. Vogliamo aggiungere una cosa molto importante, che noi saremo ugualmente contrari se questo impianto verrà comunque spostato in qualsiasi altro luogo, perché non dobbiamo batterci semplicemente sulla localizzazione dell'impianto, ma dobbiamo imparare, dobbiamo riuscire a dire basta a tutti quei progetti che nascono con lo solo scopo di fare utili a danno del nostro ambiente, della nostra salute e del nostro territorio. Noi qua vogliamo ribadire il nostro no categorico a questo progetto, perché è casa nostra, nessuno ce l'ha chiesta questa discarica, e lì viviamo, investiamo, abbiamo terreni, famiglie e tutto il resto. Verrebbe a crearsi una discarica vicinissima a un paese, in un posto che non sono io a dirlo, ormai lo dicono tutti, che è uno dei più belli della provincia, posto tra un sito che è patrimonio dell'UNESCO, un sito che è borgo tra i più belli d'Italia, e quindi lì la discarica non ha nessun senso. Cosa aspettarsi dal Consiglio invece di questa sera? Io mi aspetto una presa di posizione finalmente netta, che sia il frutto anche di una consapevolezza, cioè che la cittadinanza da Pesaro a Urbino e oltre questa discarica non la vuole. Quindi io mi auguro che il CDA possa veramente instradare il tutto verso una risoluzione del problema.